Ha detto sì. Allora, ma chi è lei? Sono Romeo Caldarossi, sono Becco. Ma dove sta lei di casa? Ma io sto qui vicino, mi scusi, ma abbia pazienza. Io, lei anche sodomizzato mia moglie, mi capisce? Ma signor Nino, matto, oggi Nino mi ha sodomizzato. Ma lei è un pazzo. Mio pazzo? Io matto, sono Becco. Lei. Ma non sono pazzo, mi capisce? Se è stato, io dico io, ma che c'ha... Ho 70 anni, ma che c'è per la testa? Ma che vuol dire, non gli inizia più forse? Ma che discorso mi fa lei? Sì, ma non lei... mi rompa coglioni! Lei ha scelto... Non mi rompa coglioni! Non mi rompa coglioni! Non e mi... Ma si vergogni! Mi ha scendomizzato mia si moglie! Vergogni. Lei ha scendomizzato mia moglie si Marisa! Vado via! Nino! Pronto? Pronto, San Giovanni. Ha mica chiamato Marisa? Hai chiamato Marisa? Ma ci vuole andare in culo! Ma come? Dici così a tuo marito? Cosa? Dici così a tuo marito? Sai, tuo marito? Ci vuole andare in culo! Abbiamo telefonato alla Marisa. Sì, appunto, ma di Marisa. Volevo sapere se cosa ha detto, se la Marisa è rimasta contenta dell'ultima sodomizzazione. Ma povero scemo, ta. Ta, a me mi sa che non sei neanche buono, te. Ma come? Stronzo che non sei altro. Ma come? Ma sono tu? Ma di fare quegli schischetti? Sono Giovanni! Ma ci vuole in culo, ta? Ta! Pezzo di merda! Ta! Sesso di merda. Ta. Tronzo. Ta. Finocchio. Ta. Finocchio. Ta. Finocchio. Ta. Secondo me non ce l'hai neanche, fai tanto il cagone, ma vai in panculo, scemo. Ta. Recalcitra, 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 recalcitra la linea. Pronto? Pronti? Pronti? Sono io, sono sempre io. Vedi che è sempre lei. Che vuole che le dica? Allora, non le spiego perché io... Io sono un frate. Un frate? Un frate? Non sono proprio un frate, ma insomma non sono sposato, non posso avere relazioni. Ah, aspetti, allora le spiego perché l'ho telefonato. È quasi un frate lei? Ma come può essere quasi? In che senso? Non c'è la tonaca, no? No. Ma non sono sposato, quindi non posso stare a guardare le altre donne, le donne. E perché? Proprio se uno non è sposato le guarda di più, capisci? Ma lei è Cristianello? Lei è Finocchio? Ma io sono Finocchio, ma per amore del cielo! Sono uno che non fa quelle cose pensando al cielo! Ah, lei non penta il culo, penta il cielo, cioè, come? Ma io non ho rapporti con le donne. E con gli uomini? Io non ho rapporti buoni, rapporti piacevoli, interessanti, sì. Ma non mi può interessare a me. Senta, fra Giuseppe Cionfoli, ma lei, mi scusi, no? Sì. Lei non va nemmeno con gli uomini, allora? Ma va a cagare, ma quelle sono cose contro natura. Allora, né uomini né donne. Ha capito adesso? No, io non ho capito bene. Lei ma ha lei capito benissimo. Si fa le seghe? Si fa le seghe? Ma senta un po', la vogliamo continuare questa conversazione a quattro occhi o ma po'? Ti vengo lì, di occhi te ne faccio sei, te ne faccio, no, capisci? Vedrai che ti casca tutta la voglia. No, non mi casca niente, a me non è mai cascato niente, capisci? Allora vieni, sono dato l'indirizzo, che vuoi? Io vengo lì e te faccio una casamicciola, capito? Butta l'aria tutto, oh, perché mia moglie non dovevi sodomizzarla, perché tu l'hai anche sodomizzata. Io non c'entro. C'è scritto qui. Oggi Vittorio mi ha sodomizzata. Senti, c'ho la minestra al fuoco. Allora c'è. Tra 5 minuti. C'è Finocchio. Ritelefono tra 5 minuti. Mangia la minestra. Lo chiamerei veramente fra 5 minuti. Mi piacerebbe. Ho trovato un Finocchio di Dio. Ah, se tu vuoi fare l'amore come la tua moglie, se tu non ce la cazzo, perché io ce la cazzo grande. Quanto grande? Parecchio. Quanti centimetri? Troppo. È troppo, Sì, che resti una cazzo, 20 centimetri leghi? 28 centimetri. 28? Sì. Me la sfondi. Madonna, che sì, la tua moglie si è visto mia cazzo. Madonna, ragazzi. È il minimo che si possa dire a uno che ti dice cose così, che ne sanno né in cielo né in terra. Mi fa un pompi, questa. Non mi è... No, vi sembra normale una persona che ride in questo modo e poi riattacca? Questa non è normale, eh?
la sua cagna se la vai a cercare da un'altra parte. Ma lei impari l'italiano, i verbi, ecco. Ecco, vai a fare un po' nel culo, va bene? Ma ci va di lei! Troiaio! Ma va a fare nel culo? Chiami con me, troiaio! Ma va a fare nel culo? Troiaio! Maschio! Super maschio! 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 Vediamo un po'. Pronto? 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 Sì? Lei è una donna? Sì, sono una donna. Io sono Super Maschio, il vendicatore dell'onore degli uomini. Sì, allora? E allora oggi, festa della donna, fra virgolette, eh? Io vendico l'onore degli uomini, perché le donne abbaiano. Anche il cane che abbaia. Ecco, ma quella è una cagna? No, è un maschio. È un maschio, fa bene a abbaiare. Sì, perché voi avete ridotto l'uomo a un brandello di ciccia e di ossa. Sì. Le donne sono tutte puttane. Sì, e l'uomo è tutto pinocchi. Non è vero, colpa vostra. Sono Super Maschio, il vendicatore dell'onore degli uomini. Deve ridotto suo marito un cencio. E lei va da far culo. E allora mi faccio coraggio, dico super maschio, ma che super! Super maschio del cazzo! Bravo, anzi... A te ti rimasti, prendilo nel culo e basta! Ecco, esatto! Piero? Dimmi! Perché non fissiamo io e te che sei così maschione? Ma bastola a far nel culo, chi ti ha fatto telefonare, ciao! Ciao, maschio! Pronto? Pronto? Sì? Con chi parlo? Guardi, han chiamato perché hanno detto che mio babbo ha fatto un abbonamento. A me mi sembra una cosa strana. Certo, lo sappiamo, ma l'ha fatto per una donna. Ma mi hanno detto appunto di intervenire perché lei è di sesso femminile. Sì. E allora per le signore o signorine ci sono io. Ma io, come ho detto alla sua collega, guardi, sono arrivata ora da lavorare, io devo ancora mangiare, in questo momento non mi interessa. Guardi, per non buttare via questa telefonata, le posso dire che... Ma tanto sono cose di mio babbo, all'inizio li ha persi lui, a me non interessa niente. Io ho un bel pacco, ho un bellissimo pacco, un pacco dono. Sa cosa c'è dentro? No, non mi interessa di sapere cosa c'è. Due belle sfere e anche un bellissimo serpentone, tutto per te, amore mio. È qui, ce l'ho qui, guarda, ora l'ho messo a nudo. L'ho messo a nudo per te. Ne vuoi un po'? No. Ti piacerebbe? No. Di' la verità. Vero. Sono un grande amatore io, sai? Fortunato. Fortunata chi viene con me. Anche per telefono. Tu ce l'hai un uomo? Sì. Ma non certo sarà come me. Questo non lo posso sapere. Perché non proviamo veramente? Ecco, in questo momento basterà che la tua mano scivoli dentro le mutandine. Sì. La mia c'è già e può essere bellissimo stare insieme così. Con Ugo c'è più sugo. Ti piace? No. Ti sto accarezzando tutta. Hai dei bei seni. Hai dei bei seni. Complimenti. Ah, mi ci sto perdendo sopra. Scendo sempre più giù, sempre più giù. Ah, sì, ecco, sono arrivato lì. Ah, ti piace? No. Ti sta piacendo, di' la verità. Di' la verità, ti stai toccando. Sì, sì, che bello, che bello, oh, che bello. Hai anche un discreto culetto, sai? Sì. Ah, che belle coscettine che hai. Forse il tuo uomo non te la gusta abbastanza, queste belle cose che tu gli dai. Ma io posso farlo, sai? Ti piace? Sì. Ti piace quello che sto facendoti? Mm. E tu stai facendolo anche a me, vero? Sì. Mm, che bella questa posizione, ci riempie la bocca tutte e due, che è vero? Che bello. Ah, dimmi il tuo nome, ti prego. Marta. Marta, anche se non è il tuo nome, perché io capisco, so le cose come stanno. Io ti voglio chiamare Marta, sì, Marta, sei bella alla luce, sei bella al buio, anzi di più, e sei bella sotto, sei bella sopra, ti sto accarezzando tutta, senti le mie mani su di te, che effetto ti fanno, Marta? Non lo so. Ora, come te l'ho detto io. Non provi un brivido che ti passa per la schiena? Sì. Sì. Non ti piacerebbe incontrarmi realmente? No. Sicura? Sì. Sicura, Marta? Sì. Guarda che io sono un professionista dell'amore. Non ci posso far niente. Se ti bacio io,
tu non pensi a più nessun altro uomo, mai più. Mai più, perché con Ugo c'è più sugo, te l'ho già detto, tanto sugo. Un sugo continuo che non finisce mai. Oh, Marta. Sì? Quando ci vediamo? Ma non lo so. Io sarebbe contrario ai nostri regolamenti, ma io sento la tua voce così sexy. E io riesco a captare per telefono quali sono le ragazze più sexy e quelle meno. Io so che tu hai una carica sessuale, forse non sei bellissima, ma è una carica sessuale che io sento, percepisco addirittura per telefono. E questa carica sessuale non è stata del tutto sviluppata da nessuno nella tua vita. Nessuno ti ha dato veramente quel brivido in più, quell'orgasmo vero che io potrei darti. Marta. Sì. Io vorrei incontrarti. Anche se è contrario ai regolamenti, ma io faccio uno strappo alla regola, per te lo faccio. Posso? Posso sperare? E spera. La speranza è l'ultima a morire. Io ho il tuo numero telefonico, Marta. Sì. Io... Dove vuoi che ci vediamo? Dimmi tu. No, ora non posso. Io sono impegnata a lavoro. Lavoro tutto il giorno. A che ora esci dal lavoro, Marta? E esco alle 8. Alle 8 o alle 6? Di' la verità. Alle 8. Perché stavi per dire le 6? Eh sì, perché poi dopo vado in palestra. Ah, vai in palestra per tenere il tuo corpo in allenamento? Sì. Sei un po' grassoccia? No, per niente. Sei meravigliosa, lo so che sei fantastica. In che palestra vai, Marta? Qui è in zona. È in zona? La trovo, sai? Guarderò tutte le palestre. Sì. Sì, anche tanto, beh, anche se non ti chiami Marta, ti trovo perché ho il tuo numero telefonico, trovo tutto. E ci veniamo alla palestra? Sì. Io sono... Anch'io vado sempre in palestra, sono molto atletico. Ho un bellissimo corpo e te lo voglio dare. Gratis. Grazie. Gratis. D'accordo, Marta? Va bene. Vuoi? Vedremo. Vedremo? Dimmi la verità. Posso richiamarti qualche volta? No, non mi sta a richiamare, dai. Tanto non mi interessa. Non ti interessa? No. Sei sicura? Sì. E perché prima hai messo la mano nelle mutandine? Non ce l'ho messa. Non ce l'hai messa? No. Perché hai le mestruazioni? Eh? Hai le mestruazioni? No. E allora, cosa aspetti? Sì. Ti ho detto, sono arrivata adesso da lavorare, ho fame, voglio andare a mangiare. Adesso ti mando a mangiare. Ecco. Ma poi ti mangerò tutta di baci io. Va bene. Va bene, Marta? Sì. D'accordo? Ciao tesoro. Ciao, ciao. Ciao, ti leggo tutta, ciao. Sì, ciao. Ciao, ciao. Ah, che scorfano era questa qui, doveva essere bruttissima. Sono Gioia la Troia. Come stai? Hai le balle gonfie. C'hai le balle gonfie, meglio. Sì. Te le sgonfio io, sì. Fatti conoscere, sono... e poi te le sgonfio io. A me io non ce le ho le palline, io sono una donna. Sono Gioia la Troia del telefono sexy. Lo sai che sono quasi nuda in questo momento? Sì. Sì, brava, brava, brava. Ah, che bello, che bella voce che hai. Silvio, senti, mi tolgo le mutandine. Ma vado a fare una sega al mandarino americano. Sì. Brava, brava, brava. Ah. Ma vado a fare una sega al mandarino americano. Ma non è possibile. Pronto? Pronto? Pronto. È Leonetto? Sì. Oh, ciao Leonetto. E chi è lei? Senti, sono Gioia, Gioia la Troia del telefono sexy. E vaffanculo te tua madre. Sì, grazie, e ecco, anche la tua. E la tua è il buon rotto di tua madre. Ti sei ripetuto, anche la tua. Pronto? Pronto? Chi è? Signora, mi scusi, ho telefonato al signor Leonetto, ma mi ha risposto così tanto male. E cosa vuole, budello? Ma come si permette? Ma come si permette? Ma vaffanculo. Ma io sono Gioia con noi, cosa faccia? Sono Gioia la Troia io, eh. La Troia, sì. La Troia di tua madre. Ma sono una persona seria. Io. Pronto? È la famiglia Adams. Ho chiamato la televisione per... Pronto? Non posso così male. E chi è? Ma io sono mia, Pronto? Madre. Famiglia Budellini? Pronto? Pronto, signora? Chi è? Sono Gioia la Troia. Gioia? Sì, sono una signora, una signorina anzi, che vuole parlare con Lido. Mi passa Lido, per favore? Va bene. Grazie. Lido,
Simone. Che nome? No, che voce ho fatto? Signorina, la signorina, con la voce. Pronto? Pronto, parlo con Lido? Sì. Ah, buongiorno, ciao Lido, sono Gioia la Troia, del telefono sexy. Sono molto ricercata perché ho questa voce profonda. Senti Lido, un tuo amico ti ha fatto un bel regalo, ti ha regalato una telefonata sexy con me. Lido, ti piaccio? Senti... Sai che sono bionda? Ma te sei bionda, turchina... Ho delle belle poppe. Turchilette, devi andare a fanculo. Ah, sì, appunto, Lido, potremmo anche, chissà. Pronto? 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 Signora? Con chi parlo? Buongiorno, sono Gioia la Troia del telefono sexy, voglio parlare con Claudio. Non c'è. Non c'è? No. Ha fatto un abbonamento. Ah, penso proprio di sì. Sì, un abbonamento col telefono sexy. Sì, penso proprio di sì. Sì, allora quando posso fare questa telefonata? Ci interessava molto, in effetti. Ah, sì, certo, perché probabilmente il vostro matrimonio va ravvivato un po' sessualmente. Certo, senz'altro. Senta, lui tanto ha già pagato per 10 telefonate, 1.200.000. Sì, senz'altro. Mi pare anche poco, francamente. Per l'aiuto che danno. Sì, diamo un aiuto molto più che i centri sociali, sa? Certo. Molto, molto meglio, perché gli assistenti sociali magari fanno parole e parole, noi facciamo i fatti. Certo. Fatti sempre di fantasia, perché tanto non c'è contatto, sa? Ah no, eh? No, non c'è contatto. Ah, peccato. Io ho fatto questo abbonamento per, diciamo, forse svagarsi un po'. Quant'è che siete sposati? Molto. Molto, forse sì. Sempre la stessa minestra, lui... Forse le è venuta a noia. Le è venuta a noia, sì, probabilmente. Sì, penso proprio di sì. Sì, lei pensa di sì? Sì, sarà sì, per sì. Questo, ma lei sapeva di questo abbonamento? Certo, lo sapevo sì, certo. Ero già stata informata. Ah, voi siete i tipi che guardano insieme i filmettini porno? Ah, ma certo, facciamo di tutto. Ecco, che bello. Senta, signora, posso passarle un mio collega per non sprecare la telefonata? Abbiamo Ugo che telefona con le donne. Ah, sì, no, ma senta, io per il momento sono molto impegnata. Senta. Potrebbe richiamare? Signora, no, questa ormai è pagata, questa telefonata, mi dispiacerebbe buttarla via. Ah, ho capito. Senta, io sono Gioia la Troia, le passo Ugo, c'è più sugo, un attimo, eh. Ugo? Pronto? 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 Pronto, sono io, sono Ugo. Con Ugo c'è più sugo. Senta, per cortesia, non scocci oltre, eh? Non scoccio. Io qui ho dei bambini piccolini e mi romperebbe, fra l'altro, se ascoltassero queste cose al telefono. Ma non sentono niente al telefono. Ecco, sicché mi faccio la cortesia che non scocci oltre, quando d'accordo? Possiamo fare una bella trombata? Senta, per cortesia la finisca. Ma sempre perché io per ho il telefono sotto controllo. Naturalmente, lo sapevo già, è per questo che lo faccio, certo. Oddio, a me lo insegna il tuo figliolo come tu ti chiami, madonna buona, eh? Ce l'hai in mano? Sì. Ce lo stai tenendo in mano? Sì, sì, tutto. Quanto è lungo? Un 25 centimetri. Aldo, come ce l'hai caldo, è bello. Aldo, sei in pieno svolgimento? Sì. Dai. No. Stai dando? Sì. Oh, bischero, imbecille, ma che tu stai facendo, stie? Ma non ti rendi conto che sei ridicolo? Ma che cazzo stai facendo, Aldo? Rimettilo dentro. Allora, ma vai. Ma come ti rendi conto che tu sei imbecille a fare l'amore per telefono? Oh, Aldo! Aldo? Sì. C'è proprio bischero, eh? Ma che si fanno queste cose lì? Ma ti rendi conto? Sì, sì. Ma ti rendi conto? Ti sei bello ammosciato, eh? Ecco, vedi, andiamo, un uomo sposato, ma va a puttane, ma per telefono, andiamo, Aldo, ma si vede sempre per la fame, eh? Guglielmo, un partire, Guglielmo, guarda, siccome la signora qui dice che non ha ordinato nulla, senti, un partire, come non ha ordinato? Sono pensato in ordinazione. Oh, ora ci penso io, pronto? Ma... Signora? Da dove siete? Ah, signora, io sono qui dalla macelleria Cicciabella. Cicciabella, falle, moccole e budella. Sì, signora. Ma che scherziamo, ma davvero? In che punto? Sì. Signora, mi fa... Dunque, allora, ha presente via delle Cantonate? No. Allora glielo dico io. Dunque, allora c'è piazza delle Candele Spente, c'è presente? No, non lo so. Viale dei Soldatini di Piombo, quello di tutti gli alberi. Da che noi a voi la gente, forse? No, signora, ma come? Ma da quante voi siete io campanile? La presente lei via Cimabue?
Non c'è nemmeno di forno, fare ci piace ma pure. Ma come ci piace ma pure, madonna buona? Ma come sta la c'è davvero? Io ho visto ora sull'elenco. Dunque, allora, volevo dire, signora... Oh, Fiorentini! Che c'è? Che c'ha contro Fiorentini, lei? Fiorentini voi, eh? Sì, di morto, ma sì, di morto, di morto. Sì, ma mio figlio non c'è parecchio. Sì, perché i livornesi può... Sono Fiorentini anch'io, perché? Eh? Sono Fiorentini anch'io. Allora, via, via. Siamo Fiorentini tutti. E ci si trova d'accordo, no? Piace ma voi. E questo piace ma voi dov'è? Le, dunque, c'è Cimabue, no? Poi c'è Via Giotto, giusto? Ah, alla Leccia! Brava signora, no, vede, l'ha capito tutto. Ma tu tanto a dirlo. Però, ma siccome, ora, gli ho detto tanto per dirne una, ma c'è via, quel viale alberato, ce l'ha presente? Con gli alberi? Sì, la via principale. Sì, che si chiama... Che si va poi giù, viale dei soldatini di Piombo. Ma che è il soldatini di Piombo di Rosso? Sì, no, l'hanno cambiato nome, Scalfaro gli ha voluto mettere questo nome ultimamente per fare, no, che fa la collezione. Allora, dei soldatini, dunque, poi, se arriva una piazza circolare, c'è presente la piazza Sonda? Pronto? Dove in mezzo c'è un monumento. Ma che... Alla Leccia non c'è mai il monumento. Non c'è la Leccia il monumento, l'hanno fatto ora, cioè, piazza delle Alte delle Spente, e il monumento è Cerino, capito? Come? Senti che ho parlato di amato da persone di cervello. Vabbè, mi è scappato una... No, io scusi. Ho No, lo sa perché, siccome mi è scappato una scureggia in negozio, no? E non volevo che qualcuno si accorgesse, ho fatto una risata per coprire il rumore. Senta, allora... Non voglio niente, ci andrà il figliolo. No, no, io ho già caricato l'ape, signora. Carichi nulla perché non vogliono proprio nulla. Ma come un carichi nulla, signora? Niente, io sto lavorando, sa, sto viaggiando a palline. Sì, guardi, tanto viene il figliolo. Mi passi suo figliolo? No, non è qui, non è presente ora. E quando chi c'è Costie? Chi c'è Costie? Io. E basta? Sì, signori, sì. Sì, signore? Sì. Signor sì, si dice. Allora, ora... Bene, via, arrivederci. No, signora, non là. Io sto per arrivare, Non arrivi perché io non voglio niente. Io arrivo. Ecco. Arrivo, vedi che c'è qualcuno, me lo passi. Verrà mio figliolo e parlerà con me. No, vengo io, sto arrivando. Guardi, c'ho già l'ape e mofo. Io chiamo Arabinieri ora. Ma io c'ho l'ape e mofo. Ecco, porca miseria, la spenga. No, la spengo, non posso spengere, l'orto a mofo e passa riparte. Pronto? Oh, pronto? Chi è? Come è? Sono io, mi ha riconosciuto il tuo marito. Ma io non so chi sei. Lui voleva un po' di passera fresca. Se si fa il cambio, io ci sto, Capito? Cioè, voleva un po' di passera fresca, se si fa il cambio lui ci sta, no, anche. Cioè, praticamente, no, so, oddio, la sua non sarà così fresca. Come? La sua non sarà così fresca, fresca, ma insomma io ci sto anche. Tu sei anche una bella donna, tu sei, eh. La mia? Sì. Non è fresca la mia? Insomma, ma... così così. Beh, non lo so. Come basta lavarsela, credo. Va bene, ti faccio un lavaggio io, un baby daddy con la lingua. Bella, bella, bella roba questa, Ti piacerebbe? No. No? No. Perché? Assolutamente. Allora, come mai permetti a tuo marito di chiedere a farsi la fresca agli altri e te invece non dai nulla? Scusa, Che sistema è questo? Insomma, tutta ordinazione di carne andava a finire in una diceria di pastiera fresca. Ma è stato il tuo marito, è stato a me lui, che me ne frega, io comunque, non so, senti, era lui. Ci si vede lì a Verde Marimba, Ci vieni? Ci vieni? Oh! Comunque devi entrare nel mondo vicino, Vabbè. Cosa ha detto? Sentito? No, non ho sentito, l'ha detto? Che c'ha? Sì. Ecco, cioè lui mi farà un brutto scherzo lui a me? Boh. Sarà a vedere. Perché vorrebbe farmi qualche cosa alla macchina? Ci tengo un po' la mia Mercedes, un po' scassata, un po' vecchia, ma ci tengo, E poi insomma siamo in amicizia con il tuo marito, siamo andati tante volte a donne insieme, insomma, voglio dire. Non ho capito. Siamo andati tante volte a donne insieme io e tuo marito. Meno male. Siamo in amicizia, non c'è problema. D'accordo. Sempre, guarda, lui è tremendo, È tremendo, ma io non so mia. Una volta c'avevo una cinesina, c'era una cinciullì. Ho detto, vieni, ho detto a lui, no? E lui è venuto, o me l'ha fregato, io volevo la cinese, io gli davo la mulatta, me l'ha trombata tutte e due. Senti, allora, questa passera? Riconosciuto, ha visto come mi ha riconosciuto, ragazzi, e ora cosa succederà fra lui e quello della Mercedes vecchia? Cazzi loro!